fare conoscere anche attraverso lo sport i tesori artistici del centro storico alcamese, valorizzare iniziative di solidarietà verso le persone più fragili e sensibilizzare su particolari problemi sociali. Ci è riuscita benissimo domenica mattina l'associazione sportiva dilettantistica Lipa Atletica Alcamo con la sua quarta edizione del trofeo podistico Alcamo Città d'Arte, competizione di atletica leggera, valevole come terza prova Grand Prix Fidel Trapani e prima prova ufficiale Biorace 2019. La competizione ha fatto registrare oltre 500 iscritti da gran parte della Sicilia occidentale, coinvolgendo due associazioni operanti nel sociale, ma non soltanto. In contemporanea è stato attivo anche il gruppo alcamese dei camminatori serali, che ha voluto celebrare la festa della mamma con l'associazione Cotulevi contro tutte le violenze, dando vita ad una bella manifestazione per ricordare le mamme vittime di femminicidio, organizzando una lunga camminata lungo le principali vie di Alcamo, alla quale hanno partecipato decine di persone di tutte le età e anche il sindaco Domenico Surdi, che ha poi preso parte alle premiazioni finali della gara podistica. Nel frattempo, al termine di questa camminata, sono stati realizzati laboratori di letture ricreativi per i bambini nell'ambito del progetto Nati per Leggere. Mentre sta per iniziare questa quarta edizione del trofeo podistico Alcamo Città d'Arte, incontriamo subito un gruppo proveniente da Mazara Runner, quindi da Mazara del Vallo. Allora, vi volete presentare? Con che abbiamo piacere di parlare? Grazie. Guarda, io sono Pino Pomiglia. Domenica scorsa, 4 e 5 maggio, in tutte le piazze italiane sono state create dei gazebbe a sostegno della Lippe. A Mazara del Vallo siamo stati noi a prenderci cura del progetto. L'abbiamo fatto in Piazza Mocarta a Mazara del Vallo, in collaborazione con il motoclub e l'associazione Corro per D'Acqua. Il trofeo Corri Città di San Cipirello. Allora, momenti anche di solidarietà, stiamo appunto documentando per Alcamondo Blog appunto questo momento che certamente... Sì, abbiamo avuto il piacere di essere invitati a questa splendida manifestazione. Allora, intanto vi presentate, voi siete associazione. Sì, noi siamo l'associazione italiana Sindrome di Pitt Hopkins, è una malattia rara, genetica, sono pochi casi purtroppo in tutta Italia, penso che ci sono 40-50 casi diagnosticati. Adesso c'è il piacere di partecipare a questa bella manifestazione. Partecipa pure Ettore assieme al grande Carmelo che ci sostiene. Allora, bocca al lupo a tutti. Rosario Mannina. Bene, papà di Ettore. Allora, lui è Ettore. E Rosario Mannina è il papà. La mamma. Florinda Budera, la mamma. Salve. Ciao. Buongiorno. Mamma di questi complimenti. Vuole dire qualcosa anche a lei? Niente, sono emozionata di questa esperienza che Carmelo ci ha voluto rendere partecipe oggi. Grazie. Grazie a voi. E c'è anche un momento di solidarietà con un'altra associazione presidente e organizzatore, Gaspare Buscemi. Dottore Buscemi, ci vuole presentare, abbiamo già avuto il piacere di intervistare l'associazione Sindrome di Pitt Hopkins e qui c'è anche un altro gruppo che si occupa di solidarietà e di aiuto, concreto aiuto per chi è in difficoltà in particolare. Sì, assolutamente, è un gruppo molto attivo di persone che stanno dietro a chi ha queste problematiche, che ha vissuto questa brutta esperienza. E noi come ogni anno abbiamo il piacere e l'onore di ospitare associazioni che hanno bisogno di visibilità. E loro oggi ci hanno dato atto, tra l'altro non so se avete assistito al flash mob simpaticissimo che ha coinvolto l'intera piazza e che sicuramente aiuta ancora di più a dare visibilità a questo gruppo di volontari che spendono il loro tempo in una ottima direzione, in una generosa direzione. Bene, allora questa l'associazione si chiama No Stalking Onlus. Chi vuole parlare di voi, così ci
descrivete un po' le attività, grazie, con chi abbiamo il piacere di parlare. Sono Stalking, opera da cinque anni, uno sportello antiviolenza e siamo in via Francesco Crispi. Tutti gli amici volontari, soci che abbiamo nella nostra associazione, portiamo avanti con la nostra autonomia e con il nostro volontariato, tutto assieme. Bene, bene, quanti siete? Allora, siamo 17 soci con altri volontari che si affiancano a noi. Quest'anno c'è la palestra Spartan Club che ci ha aiutato, ci ha dato una mano per Strisce Mob e per fare un giro, una camminata veloce del percorso dell'Alcamo dalla quarta edizione. C'è molta gente che si rivolge a voi perché voi vi presentate come sportello antiviolenza. Abbiamo legale, abbiamo anche psicologo, abbiamo assistente sociale nella nostra associazione che gestiscono eventualmente, abbiamo avuto richieste di aiuto, prima le affianchiamo al nostro legale se ci sono gli estremi per poterle segnalare ai servizi sociali e quindi si provvede poi al recupero, alla protezione, quello che occorre successivamente. Bene, grazie, lei è Baldo Provenzano. Sono Baldo Provenzano. Ancora passaggi, proprio Ettore, presidente Buscemi, ha inaugurato questa quarta edizione del trofeo Alcamo Cittadano. Ecco, sì, questo trofeo non poteva essere più fortunato di come è stato, proprio per la partenza, per l'inaugurazione che Ettore ci ha fatto, e mi volevo congratulare proprio con lui. Stringo la sua manina, bacio la sua manina che ha portato il sole. Mi auguro il bene del mondo a questo bambino e alla famiglia che è tutto più simpatica. Grazie. Noi lo adoriamo, per quanto la nostra vita è cambiata, noi siamo felici di averlo perché è la nostra gioia. Per quanto noi ritorna alle gare dopo tanto tempo, Michele fa parte per aver preferito, perché lui ci dà gioia e giustamente anche dolori, perché vediamo che non è un bambino come gli altri, tutto qua. Però lo vogliono bene tutti, è speciale anche Marco Cirno, e ci dà gioia tutti i giorni. Ciao Ettore. Ciao. Non può essere mai, dai. Dai Domenico, vai. Man mano che vanno arrivando gli atleti, è stata per fortuna una giornata meteorologicamente parlando tutto sommato positiva, nel senso che non ci sono stati problemi. Il presidente Gaspare Buscemi ci presenta un atleta di buon livello, sicuramente abbiamo purtroppo non abbiamo avuto il piacere di averlo, però magari nelle prossime occasioni sicuramente ci potremo fregiare della presenza di questo top runner che
ora sarà lui a presentarsi, perché tante sono le gare che ha vinto e i titoli di cui si può fregiare, che ecco, è meglio che lo dica lui quanto vale. Benissimo. Io sono Vincenzo Agnello, sono un atleta che corro per la squadra atletica Casale Innocente. Ho iniziato a correre tantissimi anni fa, circa 12 anni fa, sono stato campione italiano di mezza maratona della categoria junior, ho partecipato a un campionato europeo, ho fatto anche due diversi nazionali di under 23 e ultimamente siamo stati campioni d'Italia con la Casale Innocente e vice campioni d'Italia con, e vice campioni d'Europa sempre di cross con la Casale Innocente. Oggi sono venuto qui per guardare i miei allievi che seguo di mesi in meri, una bella giornata di sport e sono veramente contento di essere qui come spettatore oggi. Ovviamente, quante da mesi in meri, quante ne sono arrivate? Sono circa una decina di persone di Camici Imperi. Complimenti, grazie, auguri. Grazie, grazie mille. Tra le atlete più quotate partecipanti a questo quarto trofeo podistico al Camo Città d'Arte, Barbara Bennici da Palermo. Sì, allora è prima volta che vengo qui a gareggiare ad Alcamo. Io sono di Palermo, è bellissimo qua, mi è piaciuto molto il percorso, molto articolato. Io sono tesserata per la Caivano Runner, che è una società di Napoli, ho fatto questo cambio quest'anno, quindi sono un nuovo acquisto. Com'è stata questa gara? No, è bella, molti partecipanti, non me l'aspettavo onestamente, è caratteristica. Prossimamente gli impegni? Allora, gli impegni quelli importanti sono a settembre, con il campionato italiano di 10 km su strada, poi ci sarà il campionato italiano di mezza, che quest'anno sarà a Palermo, quindi sono gioco in casa, e poi farò la maratona, penso, una maratona fine anno. A proposito di maratone, Buscemi è insomma abbastanza avvezzo a questo tipo di esperienze. Beh sì, io è la mia misura preferita, ne ho già corse 27 e il 25 di questo mese mi appresto ad un'impresa forse al di sopra della mia portata, ovvero la 100 km del Passatore. Antonino Macaluso da Partinico, lei è un giovanotto, insomma, è qui partecipante a questa gara con grande entusiasmo. Mi scusi la domanda, ma lei quanti anni ha? Devo fare 86 anni. Portati benissimo, complimenti. Com'è andata questa gara? È andata bellissima, è stata una gara bellissima organizzata dall'organizzatore, troppo bella. Ma lei esatta. Ci vuole raccontare un po' delle sue esperienze sportive? Io nel 1994 ho fatto il campionato del mondo, ho fatto il primo posto e sono un campione del mondo. Dopo il 10 di ottobre, 10 di ottobre ho fatto un campionato a Trapani italiano e ho vinto pure. E 10 km l'ho fatto in 53 minuti. E dopo ho fatto tante gare, ho girato tutta la Sicilia, è stato bellissimo, mi piace quel percorso che ho fatto col cuore e con la mia volontà buona, una buona volontà. Bene, che io devo fare ancora questo sport perché a me mi piace, se quando ce la faccio devo fare questo sport. Quando poi dopo non lo faccio più, non la faccio più nel tempo. Le auguriamo di continuare ancora a lungo e le facciamo tantissimi complimenti. Il presidente Buscemi ha già richiesto per le premiazioni, sì, abbiamo visto con una certa nonchalance ci ha raccontato le grazie. Io quando incontro Antonino sono felicissimo, lui non lo sa, ma anche mio padre era del 1933, per cui incontrare Antonino mi fa una forte emozione e mi auguro di incontrarlo sempre ogni volta che organizzo qualche cosa. Carmelo Signorino, che fa parte della Lipa Atletica Alcamo, giusto? È uno tra gli atleti alcamesi che ha un'esperienza, soprattutto continua a
ottenere importanti risultati. Siamo quest'anno alla quarta edizione, abbiamo avuto un grandissimo numero di partecipanti che vengono da tutta la Sicilia, si parla di circa 500 partecipanti, oggi è stato un giorno di festa, è stato anche un giorno di solidarietà, abbiamo avuto l'associazione No Stalking contro la violenza, abbiamo avuto anche l'associazione Sindrome di Hopkins, tra cui io ho spinto un bambino affetto da questa malattia rara per la durata della manifestazione. Bene, bene, abbiamo visto, occorre parlare un po' anche della vostra società che ottiene importanti risultati in giro per la Sicilia, anche oltre. Sì, sì, anche oltre, ci spingiamo anche oltre l'Italia, abbiamo fatto delle maratone anche all'estero, tra cui maratone importante come Tokyo, maratone come New York, tra cui abbiamo anche un nostro carissimo podista che si è classificato fra i primi della maratona di New York, il nostro Giuseppe Maniscalchi. Oggi non è presente perché sta partecipando a un campionato in Toscana, tra cui è là perché è entrato nella categoria dei primi assoluti. Quanti anni ha lui? Circa 60. E quindi insomma l'età è sempre un fattore relativo. Io volevo aggiungere invece che il sorriso che vedete sulle labbra di Carmelo è il sorriso della soddisfazione, perché portare così tanta gente ad Alcamo è veramente un'impresa e siamo soddisfatti, e siamo soddisfatti che tutto sia andato liscio, perché la nostra ansia, noi dormiamo le notti prima della gara e invece stasera saremo veramente tranquilli, perché è stata una giornata di sport, di solidarietà, di amicizia, di allegria, siamo contentissimi. Giovanni Soffietto da Partinico è il vincitore assoluto di questo quarto trofeo podistico Alcamo Città d'Arte. E com'è andata? Abbastanza bene, direi. Sì, oggi diciamo che è andata abbastanza bene. La gara è stata abbastanza dura, visto il percorso, perché c'erano abbastanza doppiate, quindi il giro era corto, quindi c'erano troppo doppiate, però nell'insieme è andata bene. Ci vuole raccontare un po' del suo curriculum, delle sue avventure sportive? Curriculum insomma abbastanza, non tanto buono, perché ha avuto abbastanza fortuna, però diciamo ho vinto qualche gara, niente di particolare. È un hobby questo dell'atletica leggera? Sì, corro da quando avevo 10 anni, quindi è sempre un hobby che ho avuto da bambino.